delle 1000 persone che ho testato io, quali sono i 3 stress più effettivi? Il primo si chiama stress fisico. Mangio schifo, mangio robe schifose, acqua schifosa, depuratore mi toglie tutte le sostanze vibrazionali, mi fa morire l'acqua, mangio carnazza, mangio morte, dalla mattina alla sera, McDonald's, sta roba qua. Lavoro troppo in fabbrica, quindi sforzo sempre le schiena e mi viene l'ernia, quindi stress fisico. Ok, seconda causa, stress energetico. Cos'è stress energetico? Dal 1950 ad oggi è aumentato il campo elettromagnetico di frequenze dannose per l'organismo di 50 milioni di volte. Tutti i vostri telefonini, secondo le ultime stime di radiazioni, sono illegali. Fanno male alla propria salute. Tutti i vostri cellulari, ogni volta che voi andate in internet, voi siete sottoposti a uno stress elettromagnetico. C'è l'appello di Friburgo, che è famoso, andate a ricercare, 30.000 medici dicono che la pressione, disturbi del comportamento, iperattività dei bambini è dovuta a fonti di contaminazione elettromagnetica. Terzo stress, stress emotivo. Chi è che produce lo stress emotivo? La televisione vi crea lo stress emotivo. Al-Qaeda, terrorismo. Dal 2001 al 2011 sono raddoppiati i consumi di farmaci. Tutto perché la gente vive in paura. E più della televisione sono le paure di mia mamma e mio papà che mi mettono fin da piccoli. Se da 30 anni si muore sempre di più di malattie cardiocircolatorie e di cancro e mi danno il farmaco, mi hanno scoperto che non dipende dalla molecola, ma dipende dallo stress. E lo stress che cos'è? Frequenze opposte alle mie. Se il mio corpo entra su un ambiente o a contatto con una sostanza o pensa, perché anche il pensiero crea frequenze, se sono disarmoniche al mio corpo, io mi ammalo. Quindi chi è che ha ammalato me stesso? Per il 70% dei casi, il 70% dei vostri problemi è il vostro cervello che ve li ha creati. Quindi quale medico, quale terapeuta può cambiare i vostri pensieri se non voi stessi che siete seduti lì? Chi deve pensare a cambiare i vostri pensieri? Il medico Fincati viene a cambiare i vostri pensieri? Riesco io a cambiare i vostri pensieri? Ci siete? E finché guardate la TV, sono pensieri che vi creano gli altri, non sono i vostri. Capite? Il metodo di qui non fa altro che pulire sti pensieri e creare il tuo pensiero.